Le Marche accoglieranno a Gabice 20 profughi afghani. 5 anni fa il sisma che scosse le Marche, Acquaroli garantisce la ricostruzione. A Pesaro il ministro Speranza rilancia su vaccini e Green Pass. Pesaro fra le 5 città in lizza ad ospitare l'Eurovision Song Contest. Martedì 24 agosto, buona serata, benvenuti a tutti voi che state guardando il canale 633, questa è Rossini TV e questo è il nostro telegiornale, che questa sera apriamo occupandoci della regione Marche, che apre le sue porte all'accoglienza dei profughi afghani in fuga dall'oppressione crescente del regime dei talebani. Al Covid Hotel di Gabice Mare saranno infatti ospitati 20 rifugiati che hanno collaborato con le autorità italiane, come annunciato dall'assessore regionale Stefano Guzzi. Due giorni fa il Ministero dell'Interno, tramite la Protezione Civile Nazionale, ha chiesto alle varie regioni la disponibilità di posti per ospitare profughi afghani. Come Regione Marche abbiamo messo a disposizione 20 posti presso il Covid Hotel di Gabice Mare, che è già a nostra disposizione per chi esce dall'ospedale e deve finire la quarantena. In questo caso le cose si sposano perfettamente, perché questi profughi che sono in arrivo dovranno comunque stare 10 giorni in quarantena anche qualora risultassero negativi, come è questo il caso. Oggi quindi arrivano 20 persone, saranno ospitati al Covid Hotel appunto della nostra regione, a Gabice. Valuteremo nelle prossime ore se, essendo magari congiunti alcuni di essi, marito e moglie, madre e figlia, potranno essere ospitati nella stessa stanza e i posti potrebbero diventare fino a 30. Io ritengo opportuna e doverosa questa disponibilità da parte della Regione Marche, oltretutto lo facciamo anche in contiguità con un'iniziativa che è già in essere tramite i nostri Covid Hotel che già abbiamo, diciamo così, a nostra disposizione. 5 anni fa, esattamente alle ore 3:37 del 24 agosto 2016, una consistente fetta del sud delle Marche fu sconvolto dal terremoto che procurò le sue ferite più profonde ad Arquata del Tronto, così come nei territori oltre confine di Amatrice e Accumuli. Oggi il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha pubblicamente ricordato l'impegno dell'amministrazione a moltiplicare gli sforzi per restituire il prima possibile normalità e futuro a tutte le comunità distrutte dal sisma. Nelle prossime settimane, ad un anno dal nostro insediamento, ha detto Acquaroli, tireremo le prime somme e tracceremo le linee di azione future. La ricostruzione resta la priorità della nostra azione di governo. Insistere sulla campagna vaccinale e estendere il Green Pass. E questo è il messaggio prioritario lanciato a Pesaro dal ministro Roberto Speranza, che ieri sera è stato ospite all'anteprima della Festa dell'Unità, accolto da diversi manifestanti che ne hanno contestato l'operato. Vediamo. I vaccini sono l'unica arma possibile contro il Covid. Il Green Pass andrà ulteriormente esteso. A settembre l'Italia raggiungerà l'80% di immunizzazioni e a novembre si potranno vaccinare anche i bambini. Sono stati questi i concetti cardine che il ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso a chiare lettere nel suo lunedì in visita a Pesaro. Una serata che l'ha visto dapprima tagliare il nastro alla nuova farmacia Andrea Costa per poi rilanciare la sua linea d'azione governativa al Teatro Cinema Astra, incalzato dalle domande del giornalista Gerardo Greco nell'evento apparecchiato come anteprima della Festa dell'Unità che comincerà ufficialmente mercoledì. Ad attendere Speranza all'inaugurazione della farmacia in via Giolitti, una schiera di decine di contestatori che sotto il diluvio scatenatosi in città hanno manifestato contro l'operato del ministro intonando cori e sventolando cartelli e slogan in mezzo al presidio di forze dell'ordine intervenute per arginare la protesta.
Fra i dissidenti, i membri di Terapia Domiciliare C19, Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, ma anche Umberto Carriera del movimento Io Apro, tornato alla carica a poche settimane dalle note rimostranze contro il Green Pass sfonciate fin sotto casa del sindaco Matteo Ricci. Speranza ha minimizzato i fischi derubricandoli ad una minoranza di un paese che viaggia invece su un sempre più ampio senso di responsabilità e al fianco di Matteo Ricci e del vicepresidente nazionale di Asso Farm Luca Pieri ha applaudito il ruolo di presidio territoriale sanitario delle farmacie come l'Andrea Costa rinnovatasi con una svolta di efficienza tecnologica. Le farmacie sono un pezzo essenziale del nostro servizio sanitario nazionale. In questa esperienza del Covid ci sono state, quindi questa è un'occasione utile per me per dire grazie a tutti i farmacisti italiani e a chi ogni giorno opera dentro questi presidi che sono un punto di contatto tra le esigenze delle persone e appunto la capacità della nostra rete di Servizio Sanitario Nazionale di dare e offrire risposte. Usare meglio e di più questi 19.000 presidi. Per me sono punti di salute, sono punti dove noi possiamo rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di essere vicino alle persone. Per questo io penso che questo è un giorno bello, perché ogni volta che si rafforza ciascuno di questi punti, il nostro Servizio Sanitario Nazionale è più forte. Noi siamo ancora dentro una pandemia, io voglio aggiungere solo un punto. E dentro questa pandemia abbiamo però una situazione diversa da quella dell'anno scorso. Chi paragona la vicenda di quest'anno a quella dell'anno scorso commette un clamoroso errore. Noi abbiamo potuto evitare altri lockdown negli ultimi mesi grazie soprattutto ai vaccini. I vaccini sono l'arma fondamentale che noi abbiamo per provare a chiudere questa stagione e aprirne una diversa. E allora io anche da qui voglio fare un appello davvero a tutti, che dobbiamo insistere con la campagna di vaccinazione. Il Green Pass è uno strumento per aprire, per non chiudere, è uno strumento per tenere, diciamo, più possibilità di mobilità, di movimento, e quindi io penso che è uno strumento che in questa fase ci può accompagnare. Dopo l'ospitata del ministro Roberto Speranza, la festa dell'unità si apre ufficialmente domani in Piazza del Popolo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i principali dibattiti di questa edizione. Dopo l'appuntamento zero con l'anteprima dedicata al ministro Speranza sul palcoscenico del Teatro Cinema Astra, la festa dell'unità di Pesaro 2021 si prende Piazza del Popolo per 5 giorni. Mercoledì 25 agosto è previsto alle ore 18 il taglio del nastro per una festa che si aprirà con il focus sulla responsabilità di essere sindaco, alla presenza del capogruppo PD in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi, in dibattito col presidente della provincia Giuseppe Paolini, col sindaco di Lunano Mauro Dini e con l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti. Una serata completata alle 21.30 con le tematiche europee affrontate alla presenza dell'eurodeputata Simona Bonafè e l'ex governatore delle Marche Luca Ceriscioli. Sarà la prima di 5 serate di una piazza che torna dunque a riaprirsi al dibattito. Cercare di riportare le persone al confronto, quindi valorizzare la socialità, ritornare anche a iniziative seppur protette e con le regole necessarie in presenza, e quindi ecco un ritorno alla normalità che sicuramente è importante ed è un ottimo segnale. E io appunto sostengo che questa sia una festa di valore per questo motivo e anche per le occasioni di confronto politico che ci potranno essere, ed è anche un'occasione di valori, una festa di valori, perché verranno affrontati dei temi che caratterizzano ovviamente il programma e l'essere Partito Democratico, ma ecco una festa che si caratterizza anche nella fase post-Covid. Tematiche post-Covid come quella del lavoro, che giovedì sera alle 21.30 sarà indagata alla presenza del segretario generale CGIL Maurizio Landini, intervistato dal direttore della TG2 Gennaro San Giuliano. Venerdì l'attenzione sarà dedicata alla direzione delle Marche con il Partito Democratico all'opposizione. Sabato un intrigante dibattito bipartisan con le prospettive per l'Italia indagate nel faccia a faccia fra la deputata PD Alessia Morani e la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini. Domenica si parla di giovani e transizione ecologica alla presenza del presidente di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini e della deputata Alessia Rotta.
Chiusura dedicata ai primi cittadini di Pesaro e Firenze, Matteo Ricci ed Aria Nardella, con l'Italia Veloce, il PD dei sindaci. Politica, ma anche spettacoli e convivialità, il tutto nel rispetto di norme anti-Covid e accesso tramite Green Pass. È opportuno prenotare prima gli eventi, a disposizione già un form online sia sul sito del PD Pesaro sia sui social, a cui semplicemente inserendo i dati si può prenotare il proprio posto scegliendo quale evento e volendo si può prenotare anche attraverso un numero di telefono per chi è meno pratico degli strumenti digitali. In alternativa si può prenotare anche il giorno stesso al banco dell'ingresso se ci sono posti liberi, lasciando i dati per il tracciamento. All'ingresso ovviamente sarà richiesto il Green Pass, sia per quanto riguarda i dibattiti sia per l'area ristorante, dove non serve prenotazione se arriva il momento, ma comunque si verrà verificato il Green Pass. Ed ora passiamo alla cronaca. C'è stato un incidente stradale questa mattina a Pesaro, dove una ragazza è stata investita da un'auto fra la strada Interquartieri e via Bonini in direzione Santa Veneranda. Rilevata la gravità dei traumi riportati, il personale del 118 intervenuto ha allertato l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Torrette di Ancona. Flessione nella curva dei contagi, crescita in quella dei ricoveri, e questo il quadro della pandemia nella Regione Marche, emerso dall'odierno report del Servizio Sanitario Regionale. Sono 120 nuovi casi positivi in regione su 2.934 tamponi processati, con una percentuale di contagio che si attesta al 7,9%. 18 sono i casi registrati nella provincia di Pesaro Urbino. Crescono invece i ricoveri nelle Marche, 66 rispetto ai 57 di ieri, ma calano le degenze in terapia intensiva, 11 rispetto ai 13 di ieri. Dopo mesi di siccità, la pioggia è riapparsa ieri in maniera violenta, procurando danni. E quanto è successo in alcune zone dell'entroterra, in modo particolare a Cartoceto. Vediamo. Dalla perdurante siccità ai danni da maltempo, il passo è breve. E così, nell'epoca dei cambiamenti climatici, è stato così lunedì pomeriggio, dove sono bastati una ventina di minuti di precipitazioni violente per sradicare alberi, creare allagamenti in seminterrati e scantinati, oppure smottamenti o cedimenti. Dalle zone periferiche pesaresi di Montecicardo, Candelara e Santa Maria dell'Arzilla a quelle più interne, con decine di interventi dei vigili del fuoco registrati sia a Caglia, Qualagna, San Costanzo, Fermignano e Cartoceto. In quest'ultimo comune si è creato un torrente d'acqua in pieno centro storico e si è registrato il cedimento di una grotta. Abbiamo registrato il cedimento, seppur parziale, di una grotta in corrispondenza di un tratto stradale all'interno del centro storico, motivo per il quale abbiamo dovuto subito, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, chiudere al transito veicolare questo tratto di strada di via Marcolini. Questa mattina già una ditta è sul posto per un primo puntellamento e intervento di messa in sicurezza della grotta, così da cercare di ristabilire quanto prima possibile la percorribilità di questo tratto stradale nel centro storico, anche perché purtroppo i residenti che abitano alle spalle sono, diciamo così, un po' isolati tra due accessi soltanto di carattere pedonale, perché poi alle loro spalle c'è ancora il tratto di piazza Marconi che deve essere ancora ricostruita, intervento tra l'altro di ricostruzione che partirà la prossima primavera. Quindi importantissimo, insomma, provvedere subito con questo intervento di messa in sicurezza, di riapertura della strada, e poi a seguire progettare l'intervento definitivo sia di consolidamento della grotta e quindi di riapertura completa e definitiva del tratto di via Marcolini. Dopo le 9.000 firme raccolte nelle Marche per il referendum sull'eutanasia legale, Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e promotore della campagna referendaria, sarà venerdì a Fano e a Pesaro per ringraziare l'impegno dei cittadini che stanno sostenendo questa iniziativa. Fra le 17.30 e le 18.30 al caffè Bagnarzilla, Cappato incontrerà i cittadini di Fano che hanno raccolto 1.500 firme, dopodiché alle 20.30 interverrà a Pesaro in Piazza del Popolo all'interno della festa provinciale dell'Unità.
Domenica si è svolta la 42esima edizione di un Rossini Opera Festival che, in linea alle attuali limitazioni anti-Covid, ha potuto ospitare 8.544 spettatori, il 52% dei quali risultano stranieri. È questo uno dei numeri pubblicati oggi dal report dell'organizzazione di un festival che è stato seguito da 127 giornalisti accreditati in rappresentanza di 22 nazioni. Già pronte anche le anticipazioni del ROF 2022 che si terrà dal 9 al 22 agosto. Il programma proporrà due nuove produzioni liriche, Le Comte Ori e Otello. Sarà inoltre ripresa la fortunata messa in scena della Gazzetta, già a ROF nel 2015, ideata da Marco Carniti e stavolta affidata alla bacchetta di Carlo Rizzi. In programma anche un concerto celebrativo del 40esimo anniversario del sodalizio fra Pierluigi Pizzi e il Rossini Opera Festival. Parliamo ancora di musica perché Pesaro è ufficialmente tra le 5 città italiane rimaste in lizza per ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. Un enorme stimolo e una prestigiosa gratificazione per la città che ora vuole provare a giocarsela fino alla fine. Pesaro è tra le 5 città italiane finaliste rimaste in lizza per la candidatura ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. Lo hanno annunciato oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore alla cultura Daniele Vimini, nonché vice sindaco, che fin dall'indomani della vittoria dei Maneskin a Rotterdam lo scorso maggio avevano coltivato l'ambizione di ospitare la più importante rassegna canora europea. Un'avventura cominciata con 17 città italiane che hanno mostrato interessamento, dopodiché la scrematura si è ridotta ad 11 pretendenti che hanno presentato candidatura ufficiale e ora restano in lizza soltanto Pesaro, Milano, Bologna, Torino e Rimini. Ovvero 5 città della musica UNESCO, con Pesaro che se la giocherà con la Vitrifrigo Arena, il prestigio del Teatro Rossini e che si rafforza di credibilità anche per la recente presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al galà di chiusura del Rossini Opera Festival. Il lavoro fatto dal Comune di Pesaro assieme ad Aspe, Samat, i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto di manifestazione è stato un lavoro forte e premiato evidentemente dalla Commissione. Questo lo dico anche rispetto a alcune ironie che potevano avere accompagnato all'inizio l'annuncio della candidatura come se fosse uno spot o un post, invece c'era molta sostanza e molta credibilità da parte di un'organizzazione che è fatta dal European Broadcasting Union piuttosto che dalla RAI, che ovviamente diciamo, si basano su fatti concreti, su caratteristiche concrete. Tra queste sicuramente immaginiamo che l'importanza e la storia, ma anche il presente di una struttura come la Vitrifrigo Arena abbia giocato un ruolo importante, e così come l'avere raccontato una città diffusa, un progetto di ospitalità che andrebbe da Pesaro a Gabice, insomma, per creare anche un'accoglienza della città alla manifestazione che punta anche sul tema della sostenibilità, e quindi da un palasport circondato da parcheggi con il fotovoltaico fino alla raggiungibilità con una ciclabile, diciamo, sono caratteristiche specifiche che tutte le città possono vantare. E sarà sufficiente per vincere? Non lo so, è una sfida molto complicata perché abbiamo un competitor a partire da Bologna che condivide con noi ad esempio infrastruttura principale dell'aeroporto, che abbiamo indicato ovviamente in Ancona, ovviamente in Rimini, ma prevalentemente in Bologna, quindi sono molti i punti anche a favore di candidature forti, di aree metropolitane, figuriamoci. Però insomma, intanto ci godiamo il fatto di esserci e soprattutto diciamo anche il fatto che vada come vada, è il caso di dire che sarà un successo, nel senso che per tante altre manifestazioni simili o anche magari di elementi minori, però il punto di credibilità raggiunto e certificato con questa candidatura, con questo risultato, sarà un ottimo trampolino per tantissime altre iniziative e manifestazioni. Entro agosto, che è il tempo appunto della scelta di EBU e di RAI rispetto alla Eurovision, avessimo anche ulteriori notizie positive, è chiaro che sarebbe una festa mai vista per tutta la città e per tutto il territorio, e anche un ulteriore
iniezione di fiducia rispetto al lavoro legato allo spettacolo dal vivo. E dopo aver parlato di ROF e di Eurovision Song Contest, concludiamo il nostro telegiornale con altra musica, quella delle note dell'Orchestra Statale di Mosca, che ha concluso ieri al Teatro Rossini il suo mini tour fra Gradara, Gabicce e Pesaro, proponendo il suo personale omaggio al cigno pesarese. Un concerto che potrete vedere in uno speciale dedicato su Rossini TV, che trasmetteremo venerdì 27 agosto alle 21.15, ma intanto ve ne offriamo un piccolo assaggio. Beh, veramente Pesaro è la città della musica. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, questa sera invece non si parlerà di musica ma si parlerà di viaggi, perché alle 21.15 torna una nuova puntata della TV dei viaggi e questa sera vi porteremo in Marocco, 21.15, quindi canale 633, non perdetevi questa bella avventura in Marocco. E vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione Rossini TV, sempre più vicino a te chiaramente, perché attraverso l'app scaricabile gratuitamente potrete essere connessi e vedere tutta la nostra programmazione sempre da qualsiasi parte del mondo. Grazie come sempre per averci seguito, adesso il meteo dei prossimi giorni, questo che vedete il nostro numero delle segnalazioni, l'informazione su Rossini TV torna domani mattina puntuali alle 7.20.